Ieri mattina la Giunta Comunale si è riunita per approvare finalmente il progetto relativo allo stadio Città degli Ulivi. 53 tavole in tutto redatte dall'ingegnere Vincenzo Lattanzio della Labing SRL di Locorotondo che disegnano il nuovo volto dell'impianto sportivo. Primo step necessario per poter poi accedere alla richiesta di un mutuo con il credito sportivo convenzionato con la Regione Puglia da dicembre, protocollo rinnovato a dicembre, proverà a dare anche dei contributi in conto interessi su 500.000 euro di finanziamento che potremo andare a chiedere. L'importo complessivo del primo stralcio è di 570.000 euro, come avevamo abbondantemente anticipato. Il progetto l'abbiamo diviso in due parti, l'abbiamo chiamato stralcio funzionale il primo, approvato anche stamattina in giunta, per eseguire le opere necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, da quelle del Genio Civile al Vigile del Fuoco, al parere del CONI ed anche poi in seconda battuta, ma non meno importante, anzi lo è per noi sportivamente la più importante, ottenere il parere della Lega Pro. Quindi sono tutti lavori necessari senza i quali non potremmo ottenere l'agibilità al pubblico spettacolo di quell'impianto. Poi dopo ci sta una serie di altri interventi che sono a completamento della struttura, non strettamente necessari all'ottenimento delle autorizzazioni che ci servono. Gli interventi diciamo maggiori appunto dello stralcio dei 570.000 euro più o meno cosa riguarderanno? Riguarderanno principalmente il corpo spogliatoi che va di fatto rivisto anche all'interno degli spogliatoi stessi. Gli interventi che pensavamo fossero strettamente necessari per la Lega Pro non sono gli unici purtroppo necessari. Non ci basta creare la sala dei delegati di Lega, la sala d'antidoping e le stanze per i luoghi per la stampa, ma è necessario rivedere tutti gli spogliatoi perché non conformi alle norme vigenti in termini di superfici, di bagni. Non sono previsti bagni per disabili attualmente, quindi vanno previsti le docce. Non c'è doccia per i disabili, va prevista. Qualcuno mi chiederà o mi ha chiesto, ma che serve il bagno disabile all'interno di uno spogliatoio di una squadra di professionisti? L'impianto non verrà omologato solo per la Lega Pro. Il parere del CONI, che è necessario prima di quello per la Lega Pro, si ottiene per il pubblico spettacolo e per gli sport in genere. Quindi là dentro potrà essere anche esercitata un'altra attività. È necessario prevedere l'accesso a tutte le categorie, specialmente ai diversamente abili. Poi c'è l'intervento che riguarderà l'ampliamento del campo, perché va portato a misura di 64 metri minimo di larghezza, con spostamento e arretramento delle panchine. Vanno creati gli ambienti anche sulla tribuna stampa per i giornalisti, con annessi arredi necessari. E poi è previsto anche all'interno di questo stralcio, senza procrastinare l'intervento, sia il montaggio della curva tanto attesa dai nostri tifosi, che anche il montaggio dei seggiolini che, seppur procrastinabili a febbraio 2021, oggi non sappiamo con le licenze che verranno emesse tra poco, abbiamo deciso di lasciarli all'interno dell'intervento per non stare a rimandare ad altra data il posizionamento e il collocamento dei seggiolini per i nostri tifosi. Appunto, ha nominato la curva da ormai dall'estate scorsa è ferma allo stadio, adesso finalmente è arrivata anche la relazione sulla stabilità geologica della curva, finalmente abbiamo tutto quello che necessitava, dai calcoli strutturali, quindi abbiamo solo questa, può essere una banalissima pianta che per noi sembra nulla, ma per i tifosi è tanto. Questo è il lavoro e il calcolo strutturale che i progettisti hanno fatto, hanno prodotto la relazione geologica, la relazione sui calcoli strutturali, tutto quello che necessitava perché quella struttura fosse montata non in maniera amovibile come si pensava, perché seppur in tubolari diventerà un impianto stabile e un corpo unico con tutto il resto dello stadio. Parliamo di tempi, entro quando sarà messo a bando e sarà fatta la gara? I tempi sono legati anche all'approvazione del bilancio di previsione, che è previsto come scadenza al 31 di luglio. Dobbiamo necessariamente attivare la richiesta di finanziamento, con l'ottenimento favorevole, che tutti ci auguriamo e crediamo di poter avere senza alcun problema, della somma, va accertata in entrata e in uscita nel bilancio previsionale. Solo dopo si potrà procedere alla gara, che abbiamo già detto sarà una gara fatta con un interpello a 15 ditte, con 20 giorni d'attesa per le risposte e al massimo ribasso. Quindi tecnicamente tutto questo dovrebbe avvenire tra fine luglio, approvazione del bilancio, prima settimana di agosto
la predisposizione degli atti di gara, che sarà ovviamente anticipata nel mese di luglio, e a fine agosto potremo aggiudicare i lavori per iniziarli nella prima decade di settembre. Così da avere lo stadio definitivo a novembre. L'obiettivo è arrivare a novembre con uno stadio che sia agibile al pubblico spettacolo e soprattutto alla prima annata in Serie C.